Allora, in previsione della verifica, andiamo a vedere l'ultimo ripasso prima della verifica, va bene? Rispondendo a due domande che mi avete fatto. Allora, la prima, l'influenza del raffreddamento sulla struttura metallica della ghisa. Allora, le velocità di raffreddamento possono essere un elemento caratterizzante proprio del processo di fabbricazione, tipo nella ghisa malleabile, dove il trattamento termico è proprio un elemento che caratterizza la struttura della ghisa. Chiaro? Quindi che differenzia il metodo americano dal metodo europeo? Ovvero, nel metodo europeo si va a scaldare il prodotto fino a 950 gradi, che è la temperatura austenitica martensitica, e poi si fa un raffreddamento lento. In quel caso lì si viene a costruire una struttura che è prevalentemente perlitica, chiaro? Quindi una struttura metallica perlitica, che ha una struttura cristallina ben specifica. Nel metodo americano, invece, si fa sempre lo stesso riscaldamento a 950 gradi. Poi si fa un raffreddamento veloce, poi si fa un ulteriore riscaldamento fino a 400-450 gradi per creare, diciamo, la temperatura dell'asettico, e poi si va finalmente a raffreddare. In questa maniera si verrà a creare una struttura doppia, perlitica in superficie, ferritica al cuore del materiale. Ora vado a rivedere perché pure avevo invertito le cose come struttura, come processo no. Però nell'appunto lo trovate nella ghisa malleabile, che ricordatevi è una ghisa che sottiene dopo una fonderia dalla ghisa bianca attraverso un trattamento termico specifico che abbiamo raccontato. Rimane la chiusura. Ora aspetta, aspetta, ora finisco questo argomento. Eccolo qua. Allora, ecco. Allora, quella americana è ferrita in superficie e perlita in cuore, qui l'avevo detto bene. Quella europea è prevalentemente una struttura ferritica. Chiaro? Quindi, questo tipo di trattamento termico modifica la struttura chimica di struttura di base della ghisa. Chiaro? Ghisa malleabile. Il trattamento termico poi ha un altro effetto, involontario. Quando io vado a raffreddare oggetti di spessore diverso, per esempio la ghisa sferoidale, cosa comporta un tempo di raffreddamento diverso legato a spessori diversi? È chiaro che se vado a fondere un materiale a uno spessore fine e una parte a uno spessore grande, la parte allo spessore grande ha un raffreddamento più lento, perché più l'energia che deve essere smaltita, maggiore lo spessore, quindi lo spessore stesso rallenta lo smaltimento dell'energia termica. Questo rallentamento comporta una precipitazione di grafite maggiore. Quindi, per esempio, se c'è una ghisa sferoidale, lo sferulo è più grosso. Se c'è una lamella, ghisa grigia tradizionale, stesso discorso, in fase di raffreddamento, la lamella diventa più grossa. L'ingrossare della precipitazione della grafite è comunque un elemento negativo, perché rende discontinuità nella matrice metallica. Cioè, una cosa è che la grafite sia distribuita uniformemente su tutta la matrice, una cosa è che si trovi concentrata. Dove si trova concentrata, crea una discontinuità della matrice metallica. Quindi crea un materiale molto più fragile, con resistenze meccaniche minori, proprio perché la lamella, per esempio, genera un'interruzione della matrice metallica e quindi proprietà meccaniche più scadenti. Quindi è un elemento indesiderato. Chiaro? Quindi, quando abbiamo spessori maggiori, dobbiamo prestare particolare attenzione al tempo di raffreddamento.
Ok? Quindi, trattamento termico e temporaffreddamento può essere o un processo voluto, di malleabili, e in quel caso lì abbiamo visto come il pilotaggio opportuno di questo trattamento genera ghise con proprietà e strutture metalliche diverse. Può essere un processo indesiderato che genera all'interno della struttura l'ingrossamento della precipitazione di grafite, che può essere altresì un altro elemento indesiderato. Chiaro? Tornando alla ghisa bianca, la ghisa bianca è una ghisa che, sempre di fonderia, in cui la grafite non precipita come il carbonio non precipita come grafite, quindi un legame fatto solo da atomi di carbonio, ma si lega a ferrite, ferro e grafite e danno origine alla cementite, che è F3C. È una sostanza molto dura, come dice la parola, cementite, di olore biancastro, che dà il tipico colore bianco alla ghisa, e rende la ghisa molto dura. Quindi, ghisa molto dura è un prodotto idoneo per manufatti statici, quindi che non hanno da muoversi, quindi non vanno incontro ad urti, manufatti che devono avere resistenza all'usura molto elevata, ma proprietà meccaniche non eccelse. E soprattutto proprietà meccaniche dovute alla resilienza, poco resilienti, cioè resistono poco bene all'urto perché sono fragili. Ovviamente sono materiali di fonderia perché non sono malleabili e neanche duttili, quindi non si possono formare, dare forma attraverso processi di formazione plastica, ma solo con fonderia e asportazione sul suolo successivo. Chiaro? La ghisa, in generale questo, e quindi in particolare anche la bianca, hanno altre due proprietà importanti che sono, uno, anticorrosive. Resistono bene alla corrosione, molto meglio dell'acciaio, e questo è un vantaggio, perché ovviamente esposti anche a fenomeni atmosferici prendono meno la ruggine. L'altro elemento molto importante è che sono autolubrificanti. Anche questo è un elemento importante perché in certe situazioni questa proprietà gli può conferire il vantaggio che se anche viene a mancare la lubrificazione e il corpo in movimento, l'autolubrificazione impedisce un danneggiamento importante del materiale. Mentre se c'è, per esempio, l'acciaio è molto poco antifrizione, quindi se viene a mancare il metato d'olio si può danneggiare. Chiaro? Per esempio all'interno di un cilindro di un motore. Tant'è vero anche i cilindri dei motori si preferisce farli di ghisa. Proprio per questa proprietà. Quindi la visa si trova nel motore. Si può trovare anche in alcune parti del motore, ovviamente nelle parti statiche, la ghisa bianca o la ghisa lamellare, per esempio nel monoblocco, mentre la sferoidale, che è un tipo particolare di ghisa grigia, in cui la grafite viene fatta precipitare non sotto forma di lamelle, ma sotto forma di sferule, attraverso un processo particolare di fusione, tipo aggiungendo magnesio durante la fusione e iniettando ferro e silicio per impedire la cementificazione, cioè che si precipiti cementite, ma rimanendo grafite, il fatto sia sferoidale conferisce una buona proprietà meccanica più elevata, quindi simile a quella dell'acciaio, e buone proprietà di deformabilità e quindi una buona caratteristica anche di resilienza. E quindi con la ghisa sferoidale si va a fare dei componenti in cui si esalta la proprietà della ghisa, che è antifrizione e anticorrosiva, che dove c'è movimento è importante, e però si ha anche un compromesso nelle proprietà meccaniche che comunque sono buone. E si utilizza per esempio per fare le bielle dei motori, dove la parte lì è dinamica e il fatto antifrizione si può esaltare al massimo. Però ovviamente essendo la biella è soggetta anche a urto, se fosse fragile ovviamente lo potrei usare. Uso la ghisa grigia sferoidale, dove invece c'è proprietà di resilienza buone, a differenza della bianca o della lamellare. Chiaro? I cilindri si fanno di ghisa lamellare o di ghisa sferoidale, perché hanno durezza, anche se hanno poca resilienza, ma lì la resilienza è meno importante, perché il cilindro non è soggetto a urto. Non è una parte mobile, è una parte statica. Avanti. Un altro va fatto. Dimmi, Barbagli. Alcuni sono? Vabbè, la camicia è un elemento che compensa quando
quando sei costretto, per esempio, a rilavorare il cilindro perché tu l'hai grippato, allora alcuni materiali sono molto duri, tipo alluminio. Oggi ci sono alcuni basamenti d'alluminio legato che hanno durezza enorme, quindi anche in fase di grippaggio non si danneggiano. In quel caso lì, però, soprattutto se hanno il riporto superficiale, non li puoi alesare. Se invece c'è un pagamento di ghisa, lo alesi, però alesandolo aumenti il diametro. Quindi c'è due strade: o aumenti il cilindro, il pistone, lo metti maggiorato, oppure lo camici. Camiciandolo, tu riporti lo spessore, tu porti via il materiale e poi tu lo ripeti. Perché probabilmente, perché avendo l'amice, sennò tu devi levare l'amice e rimettere una nuova. Va bene? Che però è una cosa non banale, perché l'amice va a interferenza. Sì? Ma prima della ghisa bianca ha detto che ha minori prestazioni meccaniche. Sì, la ghisa bianca soprattutto non ha resilienza, è molto dura e quindi chiaramente in applicazioni dove ci sono gli urti non è idonea perché ovviamente andrebbe a rompersi. Perché è fragile. Un altro prima mi ha fatto domande sui legami metallici, scusate, sui legami in generale. I legami chimici sono di vario tipo. I principali sono il covalente e lo ionico. Il covalente è un legame direzionale, tipico dell'acqua, in cui le molecole si direzionano in maniera ben precisa nello spazio. Mentre il legame ionico non è un legame direzionale, ci sono ioni positivi e negativi che per attrazione elettrica si legano. Il legame metallico è un esempio di legame ionico adirezionale. Il fatto che sia adirezionale vuol dire che non c'è una direzione preferenziale di orientamento e quindi il materiale è duttile, quando è duttile in tutte le direzioni, conduce elettricamente e conduce termicamente. Sì. Allora, legami chimici sono. Ci sono diversi legami chimici. I principali sono il covalente e lo ionico. Il covalente è un legame direzionale in cui gli atomi sono opportunamente direzionati, come per esempio nella molecola d'acqua, dove gli atomi di idrogeno formano insieme alla molecola di acqua un angolo intorno a 105-106 gradi. Quindi è ben orientato. Mentre il legame ionico, come dice la parola, è un legame in cui gli ioni positivi e negativi si attraggono e rimangono insieme grazie all'attrazione ionica. Questi legami non sono direzionali, cioè io ho uno strato di ioni positivi e uno strato di ioni negativi e sono gli elettroni che, per esempio, nel legame metallico il ferro ha perso, questi elettroni persi dal ferro per raggiungere la regola dell'ottetto, per raggiungere la stabilità dell'orbitale, vengono messi in comune. Gli elettroni si mettono come degli strati, come dei cuscini su cui si appoggiano i vari ioni positivi di metallo. Questo fatto gli conferisce al metallo una possibilità di deformazione e una possibilità di conduzione elettrica e termica. Ditemi. Quindi scusa. Non sono direzionali o adirezionali. Allora, il covalente è direzionale, lo ionico è adirezionale. Ora ho preso anche la lavagna per spiegartelo meglio. Allora, lo ionico è un legame adirezionale che dove la forza di attrazione chimica che si genera, che è quella che fa sì che la materia stia insieme, ovvero i vari atomi siano collegati, è formato da ioni positivi, che sono gli ioni metallo di ferro, dove il ferro ha perso gli elettroni, chiaro? E questi elettroni si trovano come, diciamo, in una nuvola, formano una sorta di cuscino su cui si appoggiano gli ioni metallici positivi. Quindi il legame metallico è un legame ionico particolare. Per non fare la forza di
Sì, ora guarda, fa un disegno, almeno lo apri meglio. Allora, questo fa conto è il cuscino di elettroni. Qui ci sono tutti gli elettroni, quindi tutti elettroni con carica negativa. Va bene? Che non hanno una direzione ben precisa, si muovono in maniera, diciamo, casuale, non sono localizzati in un posto ben preciso. Poi abbiamo tutti gli ioni positivi che sono gli ioni di ferro che hanno perso gli elettroni e quindi sono caricati positivamente. Come vedete, non c'è una direzione preferenziale, ma sono distribuiti, fate conto, su un piano senza avere una direzione preferenziale. Ok? Ogni tanto in questa orientazione ci sono dei vuoti. Questi vuoti si chiamano dislocazioni. E quando io vado ad applicare una forza al mio materiale, quindi con il blu applico una forza che fa deformare il mio materiale, chiaro? Quindi applico una forza che, per esempio, costringe il materiale a trazione. Quando io applico questa forza, cosa succede? Gli ioni si muovono perché io applico un'energia di deformazione esterna, internamente devo assorbire questa energia deformandomi. Se non riesco a assorbirla, il materiale si spezza. Se invece assorbe l'energia, resilienza, cosa succede? Gli elettroni di ferro tendono a muoversi e riempire le dislocazioni. Va bene? Quindi questo ione di ferro tende ad andare in questa posizione. Ora, se prende la posizione e si vince la forza d'attrazione di questo, che è più lontano, se riesce a spostarsi e si mette qui, la deformazione è plastica. Se invece tende ad avvicinarsi in questa posizione, ma non lo scavalca, non arriva a rimettersi. Poi, come levo la forza, ritorno in posizione originaria, deformazione elastica. Quindi, riavvitolando, nella deformazione plastica, io ho che magari gli atomi si deformano a parallelepipedo, ma non cambiano di posizione. Nella deformazione plastica, per esempio, se ho una dislocazione qui, così, dopo l'applicazione della forza, gli atomi si trovano così. Che quindi in questa posizione io ho, rispetto alla 2, rispetto alla 1, che ho deformato plasticamente, ho lo scorrimento della dislocazione in avanti e gli atomi, questo qui, che prima era qui, si trovano avanti perché ha scorso la dislocazione, in questo caso, oppure ci può essere fatto in questa maniera. Cioè, questi due sono venuti avanti, hanno riempito la dislocazione e hanno messo la dislocazione dietro. In questo caso, io ho comunque una deformazione plastica che quindi non può essere recuperata. Ci siamo? Tutto chiaro? Sì, però, ma lei prima mi ha detto no? Che c'è il legame di ioni, Sì. che è un legame A direzionale, e direzionale. invece A. una forza da direzionale, sì, adirezionale, nel quale c'è la forza di attrazione chimica, che è formata da che cosa? Vedete, dagli ione positivo che viene attratto dallo ione negativo che è l'elettrone, che lo attrae, lo tiene lì. Allora, in questo caso gli atomi hanno una doppia forza, una forza di repulsione che tende ad allontanarla, che è quella del più e più che si respingono. Una forza d'attrazione sono degli elettroni e li tengono in questa posizione. Poi qui c'è un altro strato di elettroni sopra. E poi riparte gli ioni di ferro positivo. Ok? Quindi si forma un panino, vero? A strati. Dopo
dove queste sono, fate conto, la sottiletta e questo è l'hamburger, però si formano dei pacchetti. Tutto questo ovviamente genera una direzionalità, una conducibilità elettrica, perché qui abbiamo gli elettroni che quindi possano trasportare la corrente, e una conducibilità termica che attraverso anche qui gli elettroni si può trasmettere l'energia termica. Tant'è vero, il metallo è un buon conduttore elettrico e Ma è l'unione negativo attrae quello positivo. termico. Sì? È chiaro? Ma ha messo insieme la calamita, i più e meno si attraggono, i più e più si respingono. Il legame metalli è il legame ionico, è un tipo particolare di legame ionico. Allora, fermiamo qua, facciamo un attimo una pausa e dopo riprendiamo. Allora, le ghise sono di tre tipi, va bene? Sono due di colata, cioè vorrebbe dire sottengono direttamente dalla colata, dalla fusione, vero? Cioè se io vado a fare un materiale, faccio il processo di fusione e poi vedremo. Ottengo direttamente o la ghisa bianca o la ghisa grigia. Oppure possono essere di trattamento termico, ovvero prima fo la colata, poi dalla ghisa bianca con opportuno trattamento, ma abbiamo detto prima, metodo europeo o metodo americano, ottengo la ghisa malleabile, che può essere perlitica o ferritica, va bene? A seconda se utilizzo il metodo europeo o il metodo americano. Chiaramente il processo di fusione abbinato allo successivo trattamento termico ne modifica le proprietà meccaniche della ghisa stessa. Questo chiaramente comporta che, a seconda di che tipo di utilizzo e impiego voglio fare della mia ghisa, a seconda di come effettivamente devo realizzare il processo tecnologico di fusione. Infatti abbiamo detto che solitamente le ghise bianche sono ghise molto dure, poco resilienti, resistenza meccanica non eccessiva e che vengono utilizzate prevalentemente per manufatti statici, vero, basamenti, cilindri, mentre le ghise grigie possono essere di due tipi. Le ghise grigie possono essere di due tipi, possono essere o lamellari o sferoidali. Qual è la differenza fra le lamellari e le sferoidali? Che le lamellari hanno la grafite che precipita sotto forma di lamelle ed è quella che solitamente si ottiene senza particolari accorgimenti, quindi anche quella più economica. La ghisa invece sferoidale è quella che si ottiene pilotando opportunamente il processo di fusione, aggiungendo magnesio e aggiungendo durante la solidificazione una lega ferro-silicio. Ok? Le ghise sferoidali, come abbiamo detto, hanno un impiego che si avvicina a quello dell'acciaio, ovvero applicazioni in cui è richiesto buone proprietà meccaniche, ma allo stesso tempo anche buone proprietà di autolubrificazione e antiossidanti, cosa che effettivamente l'acciaio riesce con più difficoltà a soddisfare. Quindi,
rappresentano un ottimo compromesso tra le proprietà dell'acciaio e le proprietà ovviamente di una buona ghisa. Ovviamente il costo di produzione di una ghisa sferodale è notevolmente maggiore di una ghisa grigia lamellare, perché richiede un controllo preciso durante il processo di fusione per avere una matrice fatta da ghisa. Sì. Scusami. Lo sai, non capisco bene, l'avete avviso un attimo? Non si capisce, Paolo. Spiegazione del legame metallico. Ancora. Fammi finire qui, poi te lo ripeto un'altra volta. Fammi finire questo argomento. Ormai sono dentro, poi dopo ci ritorno. Abbiamo poi, come già vi ho detto, la differenza fra durante la solidificazione, la produzione di cementite e la produzione di grafite. La produzione di cementite e la produzione di grafite deriva dalla presenza di alcune sostanze che possono essere grafitizzanti o antigrafitizzanti, cioè le sostanze grafitizzanti vengono usate per produrre ghisa grigia, le sostanze anche antigrafitizzanti vengono usate per produrre ghisa bianca, perché le sostanze antigrafitizzanti favoriscono la formazione di cementite. Allora, qui sono le sostanze grafitizzanti e antigrafitizzanti. No, sono tutte di colata. La bianca e la grigia sono di colata. No, le malleabili. Però i materiali che caratterizzano durante la fusione la bianca e la grigia sono questi. Le grigie si ottengono aggiungendo silicio, alluminio o rame alla fusione, perché favoriscono la formazione di grafite. Quindi la precipitazione di carbonio durante la solidificazione in grafite. Invece le sostanze che impediscono la formazione di grafite, quindi di cementite, ghisa bianca, che sono il bismuto, il cromo, in maniera, qualcuno almeno le principali sono il silicio e il cromo, sono le due sostanze in antagonismo. Il silicio favorisce la formazione di ghisa grigia, il cromo favorisce la formazione di ghisa bianca. Altra cosa da sapere è il magnesio. Il magnesio è un elemento che viene utilizzato per favorire la ghisa sferodale. Però qual è il problema? Siccome il magnesio è anche un elemento antigrafitizzante e quindi contrasterebbe la formazione di ghisa grigia, quando aggiungi il magnesio per formare lo sferula, allo stesso tempo devo inoculare una lega ferro-silicio durante la fusione, perché il silicio contrasta l'effetto del magnesio antigrafitizzante e facilita la precipitazione di carbonio in grafite sferoidale. Questo è un po' il concetto da sapere. Ok? Questo è quanto. L'ultima cosa, e poi rispondo alla domanda del vostro collega sul discorso di metametallio, le nomenclature. Quali sono le nomenclature? Le nomenclature sono abbastanza semplici. Abbiamo le ghise bianche, si indicano GB, Genova Bologna, e il numero che è sigma di rottura, quindi GB200 vuol dire ghisa bianca con cario di rottura 200 newton su millimetro quadro. Poi abbiamo le ghise grigie che si indicano sempre ENGB ghisa bianca, la ghisa grigia è ENGJ, poi c'è L se è lamellare, S se è sferoidale, e accanto il numero che è sempre il sigma di rottura. Allora, EN per tutti, è la norma europea di classificazione. Sono tutte N, EN, poi c'è GB, oppure GJ, e poi c'è GJL, GJS, lamellare, grigia, lamellare o grigia, poi c'è le malleabili, che è W, se è white, a cuore bianco, oppure
mi ricordo la lettera di quella a cuore nera che mi sembra sia la. No, la B, brown, dovrebbe essere scura. E accanto il numero che è sempre il. Quindi il W per quelle a cuore bianco, i B per quelle a cuore nero, poi accanto sempre il numero che rappresenta il sigma di rottura. Ok? Ci possono poi essere delle ghise legate dove oltre a, per esempio, il JB e la sigla, ci può essere gli altri materiali di legame, tipo cromo 15, vuol dire che c'è una percentuale di 1,5 di cromo. Chiaro? Sì. Aspetta, Lei ha detto GB è bianca, ora ve lo scrivo, va, me lo avevi. N è grigia, Ora ve lo scrivo. No, 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 e no, no. N sei tu. Ora ve lo può vedere, un attimo. Lo Allora, scrivo, almeno rimane. o GG, e poi in quella grigia c'è L o S, Allora. e poi l'aereo di rottura, e quell'altro invece di applicare. Allora, ghisa grigio, ghisa bianca, scusa, ghisa bianca tu hai, e N è uguale per tutti, GB e il carico di rottura, quindi questo vuol dire 200 newton su millimetro quadro, è il famoso sigma di rottura, questo va su, va bene? Poi hai le ghise grigie. E qui si dividono in due, lamellari, sferoidali. Che sono? Il lamellare è GJ, sempre EN, GJL, carico di rottura. Le sferoidali, EN, J, GJ, S, e il carico di rottura. E qui ovviamente è più elevato. Nella volta. EN è la norma. Poi abbiamo le ghise malleabili, che sono W, che sta per white, a cuore bianco, e il cario di rottura. Oppure B, brown, e cario di rottura. Allora, qual è il campo di impiego tra le bianche e le nere? Le bianche vengono utilizzate prevalentemente per raccorderia, mentre le nere vengono utilizzate prevalentemente per applicazioni meccaniche anche di buon livello, anche in questo caso possono essere usate per fare delle bielle o delle manovelle all'interno dei motori, perché la ghisa malleabile come caratteristiche è simile alla ghisa sferoidale. Quindi ha buone caratteristiche di deformabilità, buona resilienza, buona resistenza meccanica, oltre autolubrificanti e antiossidanti. Inoltre, in generale, tutte le ghise godono di una proprietà che è la colabilità, sono molto colabili. Colabili vuol dire diventano molto livide con il calore e quindi riescono a riempire bene uno stampo e quindi a prendere forme anche fini di spessore dove eventualmente l'eccessiva densità impedirebbe il riempimento dello stampo. La ghisa riesce invece a riempirlo. L'altro vantaggio poi della ghisa è la relativamente bassa temperatura di fusione, circa 1200 gradi, a differenza dell'acciaio che fonde a 1600. Questo è cosa fa sì? Fa sì che se io devo lavorare l'acciaio, siccome l'acciaio è più duttile, più malleabile, preferisco lavorarlo per deformazione. Quindi, per esempio, lo stampaggio, dove la forma gliela do sempre con un modello. Però attraverso con una pressa li può prendere la forma, magari a caldo lo scaldo, lo rendo un po' più malleabile e poi gli do la forma senza raggiungere la fusione. Quindi temperature più basse, perché ovviamente scaldare un materiale vuol dire spendere dei soldi. Sì. Allora, l'altro aspetto, comunque c'è anche il video. Vai, vai, vai.
L'altra cosa che mi chiedeva è il legame metallico. Allora, ricapitolando, il legame metallico è un legame tipo dei metalli, è un legame ionico, quindi il legame metallico di fatto rientra nei legami ionici ed è un legame adirezionale, quindi che non ha una direzione preferenziale d'orientamento. Il legame metallico, come abbiamo visto, dà origine a quella che è la struttura metallica, che è fatta dalle celle elementari, che nel caso del metallo sono di tre tipi, o cubica corpo centrato, o cubica facce centrate, o esagonali compatte, che sono le tre tipiche strutture del legame ionico metallico. Perché come abbiamo visto invece le strutture elementari che possono dare origine al legame ionico sono sette in generale. I metalli però di queste sette ne sviluppano solo tre: corpo centrato, facce centrate, esagonale compatto. Sì. Dimmi. A cosa avviso il legame metallico? Non ho capito, sai. A A cosa dà vita il legame metallico? cosa sì? A cosa dà vita Dà il vita legame metallico? a tutti quelli che sono i metalli. Quindi la ghisa, l'acciaio, l'alluminio, il titanio, il rame, che hanno caratteristiche comune la direzionalità del legame, la conducibilità termica buona, la conducibilità elettrica buona e in linea di massima la buona deformabilità. Poi, ovviamente, come nel caso della ghisa, la presenza di, tra virgolette, elementi di lega come il carbonio sotto forma di grafito o di cementite ne modificano la deformabilità perché fanno una sorta di vincolo che impedisce al legame uno scorrimento corretto, perché lo scorrimento degli ioni metalli abbiamo visto che caratterizza il legame metallico, la presenza di grafite finisce per fare una sorta di zeppa di qualcosa che impedisce il corretto scorrimento. Chiaro? Un altro elemento che ovviamente limita lo scorrimento degli atomi è la presenza dei grani. I grani, come abbiamo detto, è la direzione di impilaggio che avviene durante la solidificazione di un materiale. Questo grano ovviamente finisce per fornire una superficie che interrompe le direzioni di scorrimento degli ioni e allo stesso tempo, impedendo lo scorrimento, finiscono per rendere il materiale meno duttile e meno resiliente. Perché un materiale ha meno capacità di adattarsi alle deformazioni che l'ambiente gli impone, sulla base, per esempio, di una forza applicata in un certo tempo, per cui l'oggetto si deve deformare velocemente. Se non riesce a rispondere a questa esigenza, il materiale è costretto a rompersi. Bene. Avete altri dubbi? Ok, sì. Scusa, le chiese malleabili? Sì, che sono le due caratteristiche delle chiese bianco e nere. Poi la chiesa bianca o nera può essere metodo americano, un metodo europeo. Allora, le chiese malleabili si dividono di fatto in quattro gruppi: metodo americano, metodo europeo, poi all'interno di questo metodo c'è cuore bianco, cuore nero. Cioè, una volta io ho ottenuto la ghisa malleabile attraverso il processo di trattamento termico, che può essere o quello europeo o quello americano, io a questo punto sulla ghisa posso fare anche un trattamento, cioè il trattamento termico lo posso fare in un ambiente carburante o riducente. Quindi, prof, il cuore bianco e il cuore nero, per lo scuro, Nero. nero si trova solo No, in nel tutti e due i metodo. metodi, dipende solo da in che ambiente fai il trattamento termico. Allora, se il trattamento termico, che abbiamo spiegato con quale procedura lo facciamo in un ambiente decarburante, ovvero ricco d'azoto,
Cosa succede? Il carbonio che si trova nella ghisa tende a diffondere in atmosfera, uscire dalla ghisa, quindi una sorta di raffinarla la ghisa. Ecco perché diventa bianca, tra virgolette. Perché il carbonio, che è abbinato solitamente al colore scuro, che si trova dentro la ghisa, diffonde l'atmosfera, quindi si distilla, tra virgolette, la ghisa, si riduce la percentuale di carbonio. Nel trattamento invece a cuore nero, l'atmosfera durante il trattamento termico è riducente, cioè è ricca di carbonio, quindi l'atmosfera impedisce al carbonio nella ghisa di diffondere e quindi rimane nella ghisa, che quindi rimane nera, tra virgolette. Va bene? Questo è il concetto, perché ovviamente, scusa, Ambiente riducente. quindi è ricca di carbonio e quindi il carbonio che si trova all'interno del bagno di fusione non diffonde, rimane lì dove è. E quindi alla fine il prodotto che tu ottieni ai termini del processo di trattamento termico è un prodotto con maggiore concentrazione di grafite e quindi a cuore nero. C'è poi qui riportato il campo di impiego delle ghise bianco e nere. Come vedete, quella a cuore nero si usa per le BL carter, quindi più vicina a un utilizzo dove c'è anche componenti meccanici che richiedono una maggiore proprietà meccanica, oppure, per esempio, la ghisa a cuore bianco si utilizza prevalentemente per accordi idraulici. Non ho dato il compito, ma sarà sul mondo della torta. Sì. Ma lo proviamo anche vedere a casa. Tutti, tutti, tutti. Tanto c'è la tecnica per cui uno può tornare indietro, tempo finito, domande frequenti, c'è cioè poco tempo per rispondere, quindi uno insomma ha poco tempo di consultare tanta roba. Quindi tanto farla a modulo a scuola, farla a casa non è che cambia tanto. Sì. Secondo me quando la roba è male che poi si Eh? Meglio per te. Vuol dire che sono appunti fatti bene, se si vispo, tutte le dosi per essere un buon perito. Cioè, capito? Il problema è questo. Il perito meccanico deve essere una figura che sa cercare le informazioni, anche. Non è uno che sa tutto a memoria. Eh? Non mi avviso. No, ma questo è un altro aspetto. Io dico che fondamentalmente il processo di conoscenza, vedrete che non è così banale, perché se uno comunque non sa quello che cercare, non è facile rispondere. Avete altri dubbi? No? Tutto chiaro?